Nel prossimo servizio vedremo dei mobili costruiti con materiali ecologici innovativi, completamente atossici, ignifughi ed ecocompatibili. Si tratta di materiali e mobili pensati per le nuove esigenze dell'abitare e gli spazi limitati. Siete curiosi? Guardiamolo insieme! Letti che di giorno diventano divani, comodini che si trasformano in puff, mobili a incastro che si adattano agli spazi, realizzati in materiali ecologici, atossici e ignifughi. La nuova collezione di Bonomi Pattini per una casa dinamica che si adegua alle esigenze del nucleo familiare. Credo che riabitare la casa contemporanea sia una necessità. Penso che bisogna progettare dei mobili moderni che si adattino alle esigenze di adesso, quindi dei giovani, quindi un design strategico per l'arredamento. La collezione che ho disegnato è una collezione per il social housing, quindi sono mobili nuovi che si adattano alle esigenze che ormai hanno le nuove case. Ecco perché io dico riabitare la casa contemporanea, per cui un letto che si trasforma in un divano nello stesso spazio, quindi uno studio che si trasforma in una camera da letto alla sera, e questi mobili sono trasformabili, quindi comodini che diventano dei tavolini per il divano, quindi abbiamo una trasformazione della casa contemporanea. Materiali utilizzati sono materiali innovativi, materiali come Valcromat, ecosostenibili, a basso contenuto di formaldeide, quindi non hanno colle all'interno. Altri materiali che utilizziamo per la collezione sono anche il Megapan, che è una pasta di cloruro di magnesio e che può essere appunto lavorata in qualsiasi modo, quindi con laccature, lucidature, e anche questo materiale è totalmente ecosostenibile. Un'altra particolarità di questi materiali è che, a differenza dei cicli tradizionali di costruzione, dove c'è una netta differenziazione tra materiali per interno e materiali per esterno, questi sono materiali che possono essere utilizzati in entrambe le applicazioni. Quindi direi che questo, dal punto di vista dell'innovazione, è un punto fondamentale. Nell'allestimento abbiamo seguito gli stessi principi filosofici che ha utilizzato Alessia nella progettazione dei mobili, quindi la scatola non è più una scatola effimera, che è quella tipica di un allestimento fieristico, dove alla fine tutto viene montato, smontato e buttato. C'è un approccio responsabile. La progettazione che ho fatto è stata pensata anche tecnicamente perché tutto possa essere smontato e riutilizzato. E comunque le linee di materiali sono le stesse, destinate al social housing, quindi sono materiali ecologici, perfettamente riciclabili. Diciamo che l'unico vezzo decorativo è quello che vedete alle mie spalle, che è questa decorazione fatta in valcona colorata, che è una sorta di codice a barre, che è un tema ricorrente nei miei progetti, esploso, estruso. Quindi, perché l'idea è anche quella di imprimere nei materiali una serie di informazioni. Queste informazioni verranno impresse attraverso il codice a barre, per cui questa è una sorta di anticipazione delle modalità per inserire delle informazioni all'interno dei materiali.